Ciao a tutti, sono Elisabetta, lavoro nei Dreams e oggi vi porto in Ancona. Dopo una giornata in spiaggia è tipico fare un aperitivo. Una delle specialità culinarie della nostra regione sono le olive alla scolana, un'oliva fritta ripiena di carne che si può degustare con un buon vino. Un posto speciale dove poter godere di una splendida vista sul porto e sul Duomo di Ancona mentre stai assaporando un aperitivo e mangiando una grigliata di carne è il Posa Bar, un bar che si trova in una delle colline di Ancona con una splendida vista sul mare e poter vedere lo splendido tramonto della nostra città. Ancona è famosa per le sue spiagge bianche ai piedi del Monte Conero. Questa che vediamo qua dietro è la spiaggia del Frate, una delle più famose di questa zona. Ricordatevi di portare l'ombrellone perché qui il sole picchia forte. Il tipico fine settimana degli anconetani è venire in grotta e poter mangiare una buona pasta con i moscioli, che sono le cozze in italiano, appena pescati nelle rocce davanti a queste splendide grotte. Ancona è una città di origine greca che deriva il suo nome da Ancon, che significa gomito. Grazie a questa particolare forma del territorio, Ancona può godere tanto del tramonto come dell'alba sul mare. Dietro di me c'è il Duomo, che è uno dei posti più emblematici della città, che è una chiesa romanica, la cui particolarità è il sorgere su una collina che dà a una vista spettacolare al porto. Agosto sono dei mesi in cui in Ancona si organizzano vari eventi. Soprattutto nella zona del porto, che è una zona molto frequentata, si organizzano concerti per tutte le età. Oggi, per esempio, vi portiamo ad una festa rock.